guardate Isaia 28, il verso 12, fratelli. Amen, alleluia, pronti gloria a te. Egli aveva loro detto, avete trovato? Amen. Egli aveva loro detto, ecco il riposo, gloria a Dio, fate riposare lo stanco, questo è il refrigerio, gloria a Dio. Dio ha detto, ecco, qual è il riposo? Qual è questo riposo? Chi è il nostro riposo? Alleluia. Il Cristo. Alleluia. Venite a me, voi tutti che siete aggravati e travagliati, e io vi darò il riposo. Non cercare tutte quelle cose, ti produrranno guai. Cerca me, ti dice il Signore, guai, gloria a Dio, guai. E il Signore dice, ecco il riposo. Fate riposare lo stanco. E ecco, questo è il refrigerio, gloria al nome del Signore. Venite a me. Gesù è il riposo, fratello. Gesù quando venne disse, lo Spirito del Signore è sopra di me. Amen. Per evangelizzare i poveri. Per guarire quelli con il cuore rotto, per liberare i prigionieri, per dare la vita, la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per predicare l'anno accettevole del Signore, ecco il riposo, ecco il refrigerio, il tuo cuore rotto, vieni da me, dice Gesù, alleluia, ti senti prigioniero, prigioniera, vieni a me, dice il Signore, gloria al nome del Signore, hai bisogno di vederci chiaro, di recuperare la vista, il Signore dice, vieni a me. Ma essi non vollero ascoltare. Alleluia. Da un lato c'è la disponibilità di Dio, dall'altro c'è il rifiuto dell'uomo. Gloria a te. Chi siamo noi oggi, fratelli? Alleluia. Quelli che non vogliono ascoltare, oppure quelli che, alleluia, che dicono, Signore, parla. Benedetto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Amen. Parla, Signore. Sì, Signore.